Ciao bambine, ciao bambini. Oggi vi presento un bellissimo albo illustrato che si intitola Ricker Racker Club di Patrick Guest e Nathaniel Ekstrom, edito da Giralangolo. Per fare parte del Ricker Racker Club devi essere coraggioso oppure devi essere gentile, ma non puoi essere una femmina. Solo alcune riescono a essere coraggiosi e anche gentili. La piccola Poppy ci riesce, è una bambina gentile e anche parecchio coraggiosa. Certe regole sono decisamente molto, ma molto sciocche. Ne leggiamo un pezzetto insieme. C'erano una volta due fratelli, Max e Holly, che inventarono il Ricker Racker Club. Quelli del club avevano una stretta di mano segreta, una parola d'ordine segreta, una tartaruga di nome Albert e un'allegra strampalata danza segreta tenuta in serbo per le occasioni speciali. Per far parte del Ricker Racker Club bisognava seguire delle regole. 1. Essere un maschio. 2. Le femmine sono ammesse ma solo il martedì. 3. Fare una cosa incredibilmente coraggiosa o incredibilmente gentile almeno una volta alla settimana. La prima settimana Max infilò la testa nella tana di una volpe, Holly provò un salto mortale all'indietro e Poppy donò a Max e Holly due cucchiaiate del suo budino congelato. La seconda settimana Max attraversò la foresta delle ragnatele, Holly recuperò con un balzo il fiume Spaccossa e Zack recuperò il pallone finito dal vicino, il lupo sonnacchioso. Poppy donò a Max e Holly tre cucchiaiate del suo bidone cono col gelato e riordinò le loro camere. La terza settimana Max passò sotto il nido della gazza, Holly scese giù per la collina degli ululati, Zack ingurgitò un frullato di salsa di pomodoro e latte, Hamish recuperò il frisbee finito dal vicino, il lupo sonnacchioso. E Poppy donò a Max e Holly tutto il suo budino congelato. Riordinò le loro camere e promise di mangiare tutte le loro verdure per un mese. Insomma, Poppy ce la farà a entrare nel famoso Ricker Racker Club? Questo libro si intitola Ricker Racker Club di Patrick Guest e Nathaniel Ekstrom, edito da Giralangolo.